la poesia della commedia veramente è un ponte gettato dalla rugosità aspra della terra verso la dimensione siderale, inesauribile del paradiso. Ma i versi di questo 23° canto del paradiso sembrano cadere sulla terra, sprigionati da una tenerezza, da una felicità, da una certezza d'amore e da una pace di abbandono che appartengono al paradiso stesso. Sembra proprio che si sia invertita la direzione del movimento poetico, dal cielo alla terra, invece che dalla terra al cielo. E questo ci restituisce la vera natura della poesia dantesca, che al pari di Beatrice pare venuta da cielo in terra a miracol mostrare. Dante è nel cielo delle stelle fisse, prima di ascendere all'ultimo dei cieli, il primo mobile, l'oreal manto di tutti i volumi del mondo, che più ferve e più s'avviva nell'alito di Dio e nei costumi. Questo è il cielo che tutti gli altri cieli contiene e abbraccia, riversando su di essi l'amore e la luce di Dio. Solo questo cielo ormai lo separa dall'approdo conclusivo del suo viaggio, l'Empireo, dove Dio dimora con tutti i beati. Il canto si apre con l'immagine dell'uccello che, posato sul ramo, attende con dolce affetto che il sole nasca, rivelando il mondo nascosto dall'oscurità della notte, così che lui potrà andare alla cerca del cibo per i suoi nati. Così Beatrice attende con lo sguardo rivolto verso l'alto che il cielo si rischiari. E anche Dante dispone il suo cuore a vedere quello che sta per accadere. Il desiderio che ha nutrito di fortezza e di provvidenza il suo cammino, consentendogli di attraversare tutto il dolore del mondo, il mondo senza fine dell'inferno, e quello addolcito nel purgatorio dalla certezza della misericordia e del riscatto, quel desiderio non si spegne qui, nella prossimità dell'evidenza trasparente del divino. Anzi, il paradiso è il luogo da cui ogni desiderio si origina e si compie senza sosta, riversandosi attraverso la virtù dei cieli nel cuore di ogni creatura e nella natura stessa delle cose. Così la donna mia stava eretta e attenta, rivolta inver la plaga sotto la quale il sole mostra men fretta, sicché, veggendola io sospesa e vaga, fecimi qual è quei che disiando altro vorria e sperando s'appaga. Desiderare può essere per le creature la condanna, l'inizio del morire, se non poggiassimo su questo desiderio la nostra speranza e quindi l'inizio del nostro appagamento. Guardando Beatrice, che diventa sempre più bella nel suo attendere, Dante diviene ancora più certo che il desiderio non è un inganno o un sogno, ma un invito, una strada, a volte aspra e stentata, da percorrere con tutta la forza della nostra libertà e della nostra speranza. È perduto solo chi separa il desiderio dalla speranza, riducendosi a brancolare nell'intrico della selva oscura di una vita senza direzione, in cui il cammino è un girovagare da un desiderio all'altro senza un approdo verso cui essi rifluiscono. E questo ci fa comprendere
Che cosa può renderci fragili e confusi? Mai come oggi siamo pieni di desideri, ma forse mai come oggi abbiamo creduto così poco nella risorsa che può essere il nostro desiderare per giungere alla verità del nostro destino. Il dialogo che segue tra Dante e Beatrice ci fa comprendere dove sta il punto di svolta, rivelando che il desiderio è la strada che porta al compimento dell'umano. Quando le migliaia di lucerne, che sono le anime dei beati, vengono accese dall'alto, dalla luce sfolgorante di Cristo, una luce che Dante non riesce a sostenere, Beatrice allora lo sprona a dare fondo alla sua accresciuta capacità di vedere. Lo spettacolo della gloria dei beati e della lucente sostanza di Cristo ha dato nuovi occhi al suo desiderio, di cui Beatrice gli fa intendere la portata infinita, invitandolo a non fermare lo sguardo su di lei, rivolgendolo invece su ciò che ha cercato sin dalla giovinezza attraverso la sua bellezza. Perché la faccia mia si ti innamora, che tu non ti rivolgi al bel giardino che sotto i raggi di Cristo si infiora. Qui vi è la rosa in che il Verbo divino carne si fece. Qui vi son gli gigli al cui odore si prese il buon cammino. E così, quel desiderio ancora confuso e sgomento che aveva infiammato il cuore del poeta nel primo incontro con Beatrice, si svela ora ai suoi occhi come la scintilla che ha acceso in lui la sete inesausta del divino, sottesa ad ogni vibrazione della sua creazione poetica e ad ogni impeto di partecipazione alla storia del suo tempo. Ora davanti a lui si dispiega, visibile, luminoso e profumato come un giardino, tutto ciò che negli anni gli ha dato vigore, speranza e compagnia nella sua guerra per la verità e la bellezza. Gli amici di Cristo, gli apostoli che hanno avviato nella storia il grande segno della compagnia cristiana e soprattutto la madre di Cristo, Maria, il bel fiore, il cui nome il poeta sempre invoca al mattino e alla sera con la semplicità di un bambino e l'intensità dell'uomo innamorato. La viva stella che lassù vince come quaggiù vinse. Davanti alla madre di tutti, il cuore di Dante si scioglie come quello di un bambino. E tutto il suo genio, il suo sapere, la sua maestria creativa si volgono a contemplare con tenerezza filiale la dolcezza della più bella delle creature. Per lui, che non ha più ricordo, come ci attestano le sue biografie, delle carezze della sua madre terrena, essendo stato privato assai precocemente di quella irriducibile familiarità affettiva che si sperimenta solo tra le braccia di una madre. È forse questa tenerezza la chiave della sua tensione ad abbracciare nella sua poesia l'intero universo e a mendicarne a sua volta l'abbraccio. Non renderemmo giustizia alla poesia di Dante se non ci accorgessimo che essa nasce da un cuore innamorato, che in tutto ciò che ama sorprende un'apertura al mistero ultimo che tiene insieme e ciascuno in se stesso ogni aspetto creato dell'universo. E lo sorprende non ingenuamente, ma con la certezza che si appoggia e si arricchisce del lavoro della sua ragione e della sua scienza.
E quando la fiamma di Maria, incoronata dall'angelo, si innalza verso l'alto, dietro a suo figlio, tutti beati, come i neonati, dopo aver preso il latte dal suo seno, protendono le braccia verso la madre. Allora si capisce che il cuore di Dante si innalza con loro, perché non ce la fa a distaccarsi dalla madre che ha accolto nel suo grembo la sapienza e la possanza che aprì le strade tra il cielo e la terra, onde fu già sì lunga disianza, rendendo possibile quindi che il desiderio diventasse speranza e la speranza certezza di realtà.